Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo su una nuova puntata di Fire Emblem Business World. L'ultima volta siamo stati tediati in maniera incredibile da un numero impressionante di dialoghi e probabilmente ce ne rifileranno un'altra bordata appena abbiamo finito questo capitolo. Abbiamo gestito in maniera direi egregia la cavalleria che nei precedenti tentativi mi bloccava la strada. E adesso non rimane che aprire sta porta e mandare Hector attraverso. Tanto con quella resistenza lì. Ma vi rendete conto che Hector può tankare i flussi? Vi rendete conto? Posso semplicemente mandarlo là dentro con una scure. Si sta spaccando la scure. Vabbè, comunque. Posso mandarlo là dentro con una scure e reclutare le gold quando cacchio mi pare. Se riesco a gestire bene questi prossimi due turni. È perfetto. Comunque, ora che sono usciti tutti e tre i ladri, direi di spiegare velocemente il loro ruolo. Regold l'ho spiegato nello scorso episodio. Aprirà questi due forzieri e scapperà di qua. Gli altri due, come vedete, hanno chiavi cassa. Se hanno la strada aperta per questa armeria, è probabile che andranno qui e proveranno ad aprire questi due forzieri. Ma le Gold scapperà direttamente di qua. Inoltre, come avete potuto vedere, questo tizio è un biglietto bonus. In questo capitolo ci sono ben due negozi segreti. Uno è qui, dove c'è questo bosco. E l'altro è qui, in questo angolino. Vendono robe diverse. Ed è un motivo ulteriore per cui ho portato il biglietto d'argento su Matthew. Detto questo, non devo fare altro che passare il turno, onestamente, perché non c'è molto da fare. Beh, questo tizio si mette in mezzo, ma non è un problema. Nel senso che e comunque, oh no, si mettono in mezzo così, no. Si è mosso per primo quello. Speravo che si muovesse di nuovo. Di che palle. Ho detto davvero pararvi davanti così? Adesso devo spingere come un pazzo. Ok, facciamo le cose facili prima. Cerchiamo di calmarci un attimo e facciamo le cose facili. Beh, speravo che Kent avesse una forza sufficiente a battere quel tizio, ma purtroppo no. Allora, cambiamo ad arco letale, qui. Ah, non puoi neanche shottare, che schifo. Perché non può shottare, amico? Ah, vabbè. Esperienza d'Hollywood, che volete che vi dica? Nella scorsa mappa riuscivo a shottare senza supporto, che palle. Almeno ho schivato, dai. Ho schivato. E danno ok esperienza, nonostante i livelli bassi. Allora, chiaramente devo aprire la strada. Ed è quello che faccio. Quindi via. Livello per Lucius. Per il momento il ruolo di Canas sarà ancora fortuna. Lucius, che cazzo stai facendo? Spada di ferro. Sei, vieni qui. Togliti. L'importante è che Matthew arrivi alla porta. Il resto non mi interessa. Quindi, devo davvero lasciare in vita una di queste cose? No, no che non devo. Devo solo fare una cosa furba e sperare di non mancare un 80. Bella. Posso semplicemente mandare Hector a uccidere l'ultimo nomade in questo angolino particolare. Ancora una volta. Se non manco un 80. Ah, certo che manco un 80. Prima o poi doveva succedere. Beh, dai. Non è un gran problema. È solo un nomade. Stiamo attenti a non premere sostegno.
devo assolutamente portare in questo capitolo a livello A Hector e Lin. Purtroppo quello che succede adesso è che questo tizio attacca qualcuno liberamente, e questo cura subito dopo il nomade. Priscilla avanza, buttiamo... quasi quasi butto semplicemente una cura su Canas. Quello che farà Canas adesso è distrarre il mago. Si metterà qui per evitare che il mago non... che il mago pari la scala per il prossimo turno, perché voglio farli spawnare entrambi, diciamo. E dovrebbe andare bene. Da dove è messo Matthew adesso? Posso aprire la porta subito e mandare Hector dentro. Ed è perfetto, è esattamente quello che voglio. Perciò, nonostante il fatto che questo nomade sia vivo, non dovrebbe essere... non dovrebbe causare problemi. Anzi, va contro Hector, che nemmeno fa da male. Cosa fai? Cosa fai? Ma cosa stai facendo? Che scemo! Sì, per quel che riguarda Will, invece, è tutta una questione di... deciditi a crittare. Non è stato molto cooperativo, nemmeno negli scorsi tentativi. Qua lo scopo di Canassa sarà indebolire i maghi per passare kill a Lucius. Facile facile proprio. Sì, ok, va bene, va bene. Non è importante, non è importante. Altra gente. Ancora una volta la roba facile prima. Spero di essere presto in grado di mandare qualcuno ad aiutare Fiora con i Pegasi, però, quello sì. Ok. Indeboliamo te. Beh, è... a quanto pare è un'alternanza tra... Elwood e Bartre. Beh, non mi dispiace, eh. Ok, da dove è messo Lucius dovrebbe poter... No, non tu. Allora, in teoria... Ok, ho crittato. Calmati, Canas. Cioè, va bene fare sforzi solo per questo. Perché ho detto che ti mollavo se non prendevi un livello decente in questo capitolo. Però, anche te... Anche tu critti, ok. Stavo dicendo... Non so neanche se lo prendi un livello questo capitolo. Quindi calmati, Canas. Ok, ripeto, roba facile prima. Porta. Hector entra. Scure. Non so. Ah, le golte qui. Le golte qui e si muove qui. Santa Madonna, nemmeno se... Oh, che palle. Devo aspettare due turni, davvero? Beh, uno di questi attaccherà Matthew, probabilmente, dai. Mi infilo qua con una scura e vediamo come va. Al limite posso rimuovere Matthew. Cioè, non è mica un problema. Tanto questo tizio non è per nulla pericoloso. A te... T'ammazzo. E quasi quasi non sembra una cattiva idea. Rimuovere Matthew da lì, così che solo Hector viene attaccato. Non è una cattiva idea. Mi infilo qua. Priscilla arriva qui. Lo tira su, lo molla qua. Facile facile. Tanto questo qua non fa nulla. Non ha armi rilevanti. Sembra ok. Ripeto, Hector ha la resistenza per tankare i flussi, quindi non sono troppo preoccupato.
quello che si è appena mosso è le gold. E mi ero preoccupato perché... Bel critico. Mi ero preoccupato perché... il primo... No, che cacchio sto dicendo? Il movimento di Hector non è alto a sufficienza da poterlo reclutare subito. Quindi quello che dovrà succedere sarà essenzialmente il raccogliere... Come dire, il raccogliere Matthew non appena avrà... avrà rubato il biglietto bonus dall'altro ladro. Sono contento per Hector che ha schivato uno sferato comunque. Sapete che c'è? Sono contento di questa cosa. Ha mancato quell'80, ma stavolta sono contento. Sapete perché? Perché adesso, anche se rompo la scure, sono costretti ad andare addosso a Hector comunque. Ed ha equipaggiato un'ascia di ferro appena si rompe la scure. È perfetto. Fantastico. Perfetto. Sono contentissimo così. Soddisfattissimo. Gli sciamani moriranno tutti. Dopodiché non rimarrà che... Sì, qua... Solo che la scure purtroppo si rompe nel peggiore dei momenti. Oh no. Questo può morire. Muori. Ok. Will se la sta cavando bene. Almeno. Vediamo un po'. Adesso Canas può spostarsi. Oh, sto tizio ha resistenza. Mi sa che prendo sberle per Lucius, perché non è in grado di uccidere. Vediamo. Già, lo immaginavo. Vabbè, dai. Questa è troppa resistenza. Può benissimo succedere, oh. Hector, Almod, spawnano, possono spawnare con statistiche differenti. Ho imparato ad accettarlo, non è il motivo per cui arrabbiarsi. Ora il problema è maggiore, però. Allora, Matthew può 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, potrebbe raggiungere, però poi non ho... Ok. A quanto pare è più conveniente lasciare che questo tizio se ne vada e semplicemente fare strada per Hector per reclutare le gold. Che sembra una tattica migliore. Quindi è quello che faremo. Perciò, quello che faremo adesso è aprire la strada, molto semplicemente. Questo sciamano era di livello un po' alto, però, perché ha potuto dare un livello a Kent. Un livello un po' di M, ma ehi, non possono essere tutti buoni. E Kent fino ad ora se l'è cavata bene. Come voglio approcciare questa cosa? Io voglio che tu muori. E ti metterai in mezzo, se no. Ma dove mi sono messo? Perché mi sono messo lì? Che stronzata che ho fatto. Vabbè, dai. Non è... Anzi, va bene così, perché... Mi ero già detto, ehi, non posso mettere Matthew qua perché Darren lo shotta, probabilmente. La scure non lo colpirà mai. Quindi no, c'è solo lo sciamano che potrebbe forse colpirlo. Ancora una volta, non sono preoccupato. Perché non c'è alcun motivo di esserlo. Inutile mandare avanti Priscilla. Perché non voglio che lo sciamano si pari davanti al corridoio. Perciò mi limito semplicemente a buttare una cura su Sane. Per esperienza. E vediamo come se la cava Will. È riuscito a tenere a bada un po' di gente in maniera egregia al momento. Il muro è spaccato, ma ehi, a meno che non procchi una sfilza di critici, non penso che riuscirà a trattenerli oltre. Perciò ci limitiamo ad andare avanti. Controllo un momento quanto stiamo. 15 minuti, ok.
Va benissimo che Darin attacchi Hector. Hector può tankare. Wow, ok. Sei pazzo? Tu e la tua stupida armatura gialla. Quello è le gold. Posso tranquillamente... Au. Bel critico. Posso tranquillamente reclutarlo nel prossimo turno, rubare il biglietto bonus e non preoccuparmi più dei ladri. È perfetto. Purtroppo questo non ha... vabbè, dai. Li ho trattenuti bene. Sono un lottatore, esce. Va benissimo. Contro Matthew, come dovrebbero. Come è giusto che sia. Ok. È uscito il secondo mago. Vediamo, questo qui... questo qui dovrebbe morire. Giusto? Come no? Oh Maria. Priscilla, vieni qui, devi darmi una mano. È questo quello che vorrei dire, però vediamo. Intanto facciamo, ripeto, le cose facili, come sempre. Lin è lì che non ha fatto niente. Elwood e Barter erano più che sufficienti. Vabbè. Vediamo. Credo che questo lottatore qui proverà a colpire Elwood, il che significa che posso provare a ucciderlo con Barter. Qui basta un arco di ferro. Will a livelli decenti, tipo velocità. Sarebbe bellissimo. Ha beccato tutto tranne che quella. Ok. Oh, Will. Non so se incazzarmi o... che roba. Au. Credo di poter mandare Priscilla indietro a questo punto, per dare una mano a Lucius. Almeno per buttare una cura su Lucius. Purtroppo non è vicina abbastanza da dare supporto. Magia. Ah, dannazione. Però un buon livello comunque. È dura che manco un 90. Molto bene. Molto molto bene. E ora le gold. Prima finire di parlare, appunto, Hector. Non mi importa, ma ascolta almeno. Ed ecco qui. Benvenuto, Logolt. Ora renditi utile e ruba questo stupido biglietto.
Il problema è che subito dopo devo tipo toglierlo da lì immediatamente. Ma sono... non sono vicino abbastanza. Oh oh. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Potrei dover rigare. Ma mica bene. Potrei dover rigare. Vabbè. Con chi cazzo rigo? Con Fiora? Con Fiora forse posso rigare. Forse. Ah, che palle. Spero che vada bene, perché non ho davvero voglia di restartare adesso. Allora, Kent rimuove questo lottatore. Matthew rimuove questo tizio. Con un critico, oltretutto. Matthew, questa è la tua ultima occasione per competere, vediamo. Già, immaginavo. Rip, ora uso le gold. Ok, a questo punto credo basti shottare sto tizio. Bam! Il ladro credo che proverà a scappare dall'altra adesso. Per le scale, per queste scale probabilmente. Non sono troppo interessato a riguardo. Se vuole scappare, scappi pure. Certo che se... beh, no, non mi ruba il vetro d'argento, non è veloce abbastanza, però... avrei... non può proprio rubare, quindi mi sa che scappa. Mi sa proprio che scappa. Ok, allora, io faccio safe state qua. Se devo rigare con Fiora lo faccio, perché non mi frega niente. Ho preso le gold adesso. Non ho potuto evitarlo, perché è inevitabile che certa gente si metta in mezzo a prescindere. Ok, bravo, mi hai colpito. Un applauso. Bella storia. Ho pure schivato quel tizio. Come previsto. Il mago, ok. Il tizio non si è mosso. Ok. Interessante. Fatemi prendere questa stupida chiave. Credo che dal punto in cui è le gold posso perfino curarlo. E posso farlo in tutta sicurezza. LOL. Ok, ora il ladro è inoffensivo, non può nemmeno scappare. Quindi è probabile che proverà a suicidarsi. A questo punto credo che mi limiterò a prendere ammazzate sto mago. Per poi concentrarmi su tutto il resto. Siamo messi bene, ragazzi. Si è risolto tutto bene, perché per qualche ragione sto tizio non si è mosso, anche quando poteva attaccare le gold. Vabbè, succede. Sì, perfetto. Sapete, di solito non uso le asce d'acciaio così frequentemente. Sono usciti i primi, quindi... ma posso doppiare tutte e due! Fiora se li fa fuori tutte e due, tranquillamente. Cioè, chiaramente porterò Will un po' più vicino per poter dare esperienza pure a lui. Però devo stare attento. Che non vorrei mai incapparci. Vediamo. Se vado alla massima distanza può attaccarmi, per esempio. E qualcosa che non voglio. Quindi voglio semplicemente starmene qui. Mentre questi due si continuano a gestire i... scusate, i maghi. Che ancora non finiscono. Quando è che finiscono? Oh. Aia. Il prossimo che cura è Kanas. Sicuramente. Questa è una kill sicura per Lucius. Pure un critico. Bam. Altro livello. Yeah. L'unico che sta prendendo livelli in maniera stabile è Lucius.
Questo è un classico livello Lucius. Quindi non posso dire che è buono, nel senso che sì, è buono, ma è un livello di è un livello Lucius classico, letteralmente. Magia, velocità e resistenza. Per quello che riguarda voi altri, tanto vale rubarti questa chiave. Kent raccoglie Matthew. Sane rimuove dalla scacchiera questo stupido trovatore. Perfetto. A questo punto credo che questo lottatore qui proverà a spaccare uno di questi due muri. Non è troppo problematico, ma vabbè. Vabbè, andiamo avanti. La parte peggiore è finita, abbiamo tutto sotto controllo. Non rimane che ammazzare Darin. Guardate che carino. Purtroppo non lo doppio, ma vabbè, oh, rip. Non posso mica doppiarle tutti. Aia. Esattamente quello che non volevo accadesse, che non volevo avere a che fare con le lance d'acciaio, se potevo evitarlo. Dove si sta mettendo? Ma quel tizio prova a scappare adesso, e ci sta. Rimane una lancia d'acciaio. Leva anche più del solito, wow. Ok. Allora. Ferro non è abbastanza. Si va di letale. Non ho scelta. I maghi non spawnano più. E il ladro non si muove. Il che significa che posso mandare giù Priscilla. Molto facilmente. Buttare una cura perché posso. Mando Lucius lì. Non c'è nulla di particolare da fare a questo punto. Posso provare a provocare sto tizio. Immagino. Spaccare sto muro. Così mi tiro fuori almeno. Voglio dare una kill a Lin. Lin non ha fatto nulla tutto il tempo. E andiamo di lancio sottile. Magari schivo. Non sarebbe male. Yeah! Ok, a questo punto Fiora e Will possono gestire tranquillamente i Pegasi, perché è sufficiente mandare Fiora contro quelli con la lancia sottile e Will contro quelli con la lancia d'acciaio. Molto molto semplice. Voglio uccidere quel ladro. Muori ladro. Hector può eliminare te. E poi andrà a giocare un pochino con Darin. Kent elimina il Mimidone. Perfetto. Siamo comportati molto bene. Vediamo sto tizio, se ti muovi un pochino in qua, sono più contento. Oh, porco cane, dovevo aspettarmelo. Effettivamente dovevo aspettarmelo. Quello, me ne assumo la responsabilità. Ho sbagliato io. Che roba. Quasi mezz'ora qua però, Ok, l'arco di ferro, più che sufficiente. Adesso critti, quando non serve. Brutto imbecille. Vabbè, vabbè.
Urasu Kanas. Togliti. Paravaravam. Kent entra, shot al ladro. A questo punto tanto vale... No, non posso neanche. Perché Matthew è... Dove diavolo è Matthew? Ah, già è qui. L'ho appena scaricato. Ho solo una chiave qua. Quindi dovrò fare una cosa un po' complessa. Vabbè, ok. Lynn, uccidi qualcuno. Grazie tesoro. Ah. Rimane davvero poco da fare. Pegasi ancora. Parapam. Devo mandare giù Priscilla a curare questi due. Quello sì. Soprattutto Fiora. Che ancora un turno vive. Non devo fare allenamento perché non è così urgente, però. Beh. Mandiamo indietro Hollywood. Così si fa curare la Priscilla pure lui. Stessa cosa Bartre. Lynn. Sono qui mezzo convinto del fatto che probabilmente può gestire gran parte di sti cavalieri da sola. Specie perché le lance velenose sono imprecise e deboli. Questa è una spezzascia, quindi vabbè. E una lancia di ferro non è troppo brutale. Anche contro Lynn. Dovrebbe cavarsela. Oh, vediamo. Già 51 base. Quindi non è male. Diventa un 40, qualcosa del genere. A breve dovrebbero comunque uscire i maghi che ho menzionato. I maghi slash shamani slash armature che ho menzionato prima. Per adesso. Tu dammi questo. Io ti do questo. Sen rimuove questo cavaliere. Au. E il prossimo turno mando Matthew a esplorare il primo dei negozi segreti. Bisogna queste chiavi. Un libro luna. Non penso che lo userò perché Kanas non ha ricevuto un livello, come pensavo. Quanto vale ammazzare Darin? Sto pensando. Cioè, ha talmente tanta resistenza che il trono. Che tra la sua resistenza e il trono. Neanche Kanas gli fa male. Ricordo, i troni danno 5 punti di resistenza. Per chi non lo sapesse. Attaccami, cavaliere. Attaccami. Non mi allontano troppo da quelle scale perché non mi fido. Ok. Sì, bravo, attaccami. Aia. Ok. Almeno lì può sfondare il muro subito. Per quando devo appunto trasportare Matthew di qua. Perché dovrò anche portarlo qui e comprare una caterva di armi letali. Nel frattempo Priscilla farma esperienza. Io non mi lamento. Prima Priscilla arriva al 20, prima posso promuovere.
Pietra blu. Allora, come vedete ci sono un po' di lame qui. Purtroppo Raven non è Jerick e non ha la costituzione per usarle. Quindi temo che rimarranno inutilizzate per un pezzo. In compenso, gli alimenti. Tre bastano. Non ne voglio una caterva. Detto questo, mi preparo ad accogliere un po' di gente. Se Wolfbile lo distrugge. Posso finire che me ne sto qui con un'ascia per un turno e poi vado di Wolfbile. Più che sufficiente. Bella schivata. Oh yeah. Si continua a farmare. Ho abbastanza magia, sì. Curata del tutto, yeah. Poi c'è Will, ma vabbè. Ci si vede? Addio. Ciao Darin. Addio. Vabbè, non mi ha dato nulla di esperienza. Purtroppo, sì. Continua accuratamente a schivare abilità di lotta. Ah, sto Hector. Almeno ha preso un livello decente come ultimo livello. Quasi cappata la difesa, buona velocità, anzi eccellente velocità, cazzo è un Hector. E forza un po' bassa. E buona resistenza. Questo è un Hector strano ma in qualche modo superiore alla media, quindi sono contento. Meteo ha comprato quello che doveva comprare. Quindi adesso devo tipo trascinarlo tutta la strada per... per la cosa. Per qua. Devo mandarlo qua. Vabbè, quello. Le ultime cose che dobbiamo fare le faremo nel prossimo episodio. Perciò, però è tutto. Grazie per avermi seguito. Questo era Frame and Business World. Io sono Shadow Yoshi. Se vi è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, dovrebbe concluso. Perciò, ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!